finita la tregua referendaria, torna ad essere protagonista in Italia, in un certo modo, la magistratura, con le sue inchieste, il famoso tintinnio di manette che sembra comunque dettare l'agenda politica. Sono state colpite in una giornata le giunte, fresche giunte di Milano e Roma, da questi nuovi, diciamo, anche se due casi totalmente differenti, che comunque, Geppi, segnano un certo percorso a cui è costretto, insomma, al quale è costretto a fare i conti la politica italiana, con queste inchieste che poi, da un lato, abbiamo visto che paradossalmente Sala fa un po' il grillino, in un certo senso, cioè si autosospende per quello che può valere l'autosospensione. Dall'altro lato, anche se Virginia Raggi non è direttamente coinvolta, però politicamente probabilmente ha molte responsabilità nella sua vicenda, invece è inchiodata alla cosiddetta poltrona, in un certo senso venendo anche un po' meno ai dettami o comunque all'originalità del Movimento 5 Stelle, sulla quale poi il Movimento 5 Stelle ci ha fatto campagna elettorale e ha vinto le elezioni. Questi sono, diciamo, forse i primi due dati da cui partire che ci consegna l'attualità politica. No, hai detto bene che i due casi sono diversi, però è indubbio che scoppiano in questa fase e quindi hanno una contiguità, quantomeno temporale. Una contiguità che non è nuova, perché credo che tutta la storia d'Italia dal 92 in poi è segnata da questa scadenza. Una scadenza che non ci può far leggere necessariamente una sorta di sintonia ragionata tra la Procura di Milano e la Procura di Roma. È una metodologia che si è instaurata, che nasce da molti fattori, nasce sicuramente dalla incapacità della politica di cambiare se stessa, di essere divenuta sempre più non una capacità di rispondere ai progetti individuali e collettivi delle persone, ma fondamentalmente a mirare ad occupare il potere e a gestirlo. In contemporanea però quello che sembra sempre più emergere è che comunque questa ipotesi conferma alcuni caratteri che sono sicuramente da tenere in osservazione. In particolare mi viene da sottolineare, giusto per poi accantonarla la vicenda milanese che tratteremo se è il caso in un'altra occasione, che io non condivido l'atteggiamento assunto da Sala. Capisco che lui può avere un risentimento immediato, però è che lo stesso possa sentire il peso di una situazione per cui il referendum ha messo in difficoltà e ha indebolito sicuramente Renzi, ed ecco dunque che scatta l'indagine. Poi si scopre che l'indagine era stata attenuata proprio in relazione agli obblighi internazionali dell'Expo e dunque di conseguenza parte adesso in una certa chiave. Non tratteremo neanche le questioni tra Robledo, Bruti Liberati, le polemiche che ci sono state, che fanno parte di quell'habitat che si scatena oramai all'interno della magistratura, perché una magistratura che ha assunto su di sé il ruolo salvifico della vicenda politico-istituzionale italiana, ruolo che tra l'altro è stato in parte cercato ma in parte donato dalla stessa politica, io credo che si fa un danno alla magistratura e alla politica se si assume un atteggiamento come quello assunto da Sala, il quale è stato eletto, è un avviso di garanzia, non sarà stato informato e l'ha preso dai giornali, farebbe bene a mantenere il suo ruolo, la sua postazione, e quando sarà il momento secondare questa deriva giustizialista. Direi che in buona sostanza fa un danno alla politica e alla magistratura. E paradossalmente Virginia Raggi che invece a seconda la deriva giustizialista, ecco, sulla quale poi ci ha fatto campagna elettorale. Loro poi sono gli emblemi del giustizialismo, cioè sono il prodotto velenoso di una politica che non ha saputo mutare se stesso, che non ha saputo corrispondere agli snodi drammatici e ancora di oggi, giusto per dare un riferimento che può sembrare fuori da questa qualità di analisi, da questo momento di analisi, l'ha intervista un famoso economista tedesco, il quale addirittura, pur non essendo portato ad un atteggiamento anti-euro,
pare quasi suggerire all'Italia l'idea di uscire dall'euro, perché l'ammontare del suo debito pubblico ne fa un soggetto debole e in qualche misura ascrive al contesto storico-politico italiano, agli equilibri di potere, alle modalità con cui si è sviluppato il quadro politico istituzionale italiano. Ci siamo tornati in molte occasioni, l'abbiamo detto un po' quasi fino alla noia, abbiamo parlato del dopo Yalta, abbiamo parlato dell'Italia paese di frontiere, dei gruppi dirigenti che si formavano per mantenere quella pax sociale che faceva dell'Italia un territorio di confine tra Unione Sovietica e Stati Uniti, e dunque la crescita del debito pubblico era una condizione per consentire una sorta di equilibrio sociale complessivo, che però aveva come effetto velenoso quello di non consentire al paese di pigliare coscienza di sé, interrogarsi sul chi paga rispetto ad alcune riforme, nel conseguire l'azione della la stessa, diciamo, parola trasparenza assume caratteri direi quasi paradossali. Se non la vai a trasparenza di che? È evidente che nella democrazia fittizia c'è una ipotesi di trasparenza, è una democrazia democratica, tra virgolette, e non la democrazia reale come la chiamava Pannella, vi è un'altra forma, cioè vi è la rappresentazione del processo salvifico, dell'esigenza, tutti aspetti che hanno contribuito a che cosa? Hanno contribuito a portarci a questa paralisi, perché di questo si tratta. Una paralisi che però non ci deve distogliere anche dal tentare di analizzare i fatti, quelli che sono immediatamente nell'attualità. Naturalmente noi lo facciamo sempre con uno spirito di inquadramento storico-politico, ma questa volta fissiamo un attimo gli elementi che riguardano Roma, poi se il caso è in coda tratteremo anche Milano, oppure lo tratteremo in un altro appuntamento. Qual è l'oggetto che si viene a configurare a Roma? La sindaca Raggi, a mio avviso, ha due punti che la penalizzano. Oltre a parlare bene l'inglese, non mi pare che a tuttora sia emersa una sola forma di credibilità come soggetto politico. Ecco, questo mi pare che sia l'elemento che più di ogni altro deve farci riflettere sul fatto che il cambiamento, l'esigenza anche piuttosto vigorosa che viene dal cittadino di lamentarsi dello stato dell'arte, non può prendere la forma di un cambiamento che viene proiettato così come è stato quello di 5 Stelle. 5 Stelle, lo abbiamo detto quasi fino alla noia anche in questa sede, ha costantemente rappresentato una ipotesi di presenza nel quadro politico senza fornirci una sola ipotesi di progetto politico possibile. Roma è una città che nelle condizioni attuali fa schifo, questa è la verità obiettiva, ed è una situazione alla quale da 6 mesi non è stato posto rimedio, non abbiamo ancora un capo di gabinetto, abbiamo ancora una precarietà complessiva, abbiamo un'incapacità a selezionare i gruppi dirigenti e anche i cosiddetti soggetti amministrativi, i soggetti professionali in grado di dare una risposta. Perché questo accade? Accade perché, guarda che non è che manchino le pressioni su 5 Stelle, e da parte di 5 Stelle sono state fatte molte indagini, ricerche tra analisti, professori, diciamo soggetti in grado di poter avere la loro ricetta nel contesto, ma la verità è che il quadro accademico, il quadro professionale, il quadro deontologico italiano non produce soggetti che siano portatori autonomamente di cambiamento. Se non c'è un'analisi politica che spieghi qual è il grumo di e i deficit che si sono accumulati, il grumo di negatività che si sono accumulato, senza sciogliere le quali appare impossibile mutare la situazione. È la sconfitta un po' anche della cosiddetta società civile, che viene tanto decantata, però alla fine venendo meno la cosiddetta, o comunque avendo fatto fuori la cosiddetta politica con l'antipolitica, alla fine i cittadini o la società civile che rappresenta i cosiddetti cittadini si rileva sostanzialmente incapace di operare, o comunque di avere, ecco, un progetto e buttarsi così in politica facendo comunque il bene della collettività. Guarda, il punto fondamentale qual è?
che all'antipolitica purtroppo ha contribuito la politica, lo si potrebbe guardare da varie angolature, la destra, la sinistra, la destra fascistella che poi si è riciclata e che ha assunto insieme al neoleghismo quello di natura qualunquistico pugiadistica, hanno preparato il terreno di coltura anche il sistema informativo. I Santoro sono stati i produttori di questa deriva che non avendo un impianto interpretativo di tipo liberale ha finito per fare del liberismo la chiave di volta di tutte le situazioni. Ma quello che maggiormente merita di essere sottolineato è che non è che questa vicenda che riguarda Marra nasce casualmente, è anche il conflitto che va incominciando a intravedersi all'interno di 5 Stelle, la Raggi, la Lombardi, le situazioni interne. C'è sempre stato questo conflitto, c'è sempre stato, già dalla candidatura. Insomma. Però questa situazione ci spinge a ritenere che non si forma un processo di cambiamento con una mera rupture che sia di matrice rivoluzionaria in grado di modificare. Abbiamo detto anche questo un po' ripetutamente. In fondo la società delle conseguenze è quella che si è formata in 60 anni di partitocrazia. Inventare la mitica società civile significa fare torto pure ai cittadini che sono diciamo onesti, che sono puntuali, che hanno una domanda politica legittima da porre. In qualche misura questo sistema ha elaborato un meccanismo per cui taluni microsoggetti finanziari, parlo di microsoggetti rispetto al contesto europeo, hanno elaborato il meccanismo della società civile come produttrice del bene contrapposto al male che l'elite dominante assecondava. L'elite dominante, ahi noi, è null'altro che il prodotto di questa società che si è formata in 60 anni di partitocrazia, di reddito assistito, di assistenzialismo, di piccoli meccanismi da corte di Parma che formano la società delle conseguenze, che è una società che non nasce all'interno di una democrazia liberale con tutti i caratteri anche, chiamiamoli così, difficili, complessi, che presenta sia la democrazia che la cultura liberale, ma le uniche in grado di poter rispettare i diritti, la legalità, la trasparenza, la certezza dell'azione in quanto tale. Se questi elementi e questi ingredienti vengono accantonate, cosa rimane? Rimane quel vento favorito anche dai nuovi meccanismi informativi, dalla società che è mutata, dal metodo con cui l'informazione piomba sulle persone, perché poi non dimentichiamolo, una volta l'informazione era traslata attraverso passaggi diversi, adesso c'è un'immediata recettività. Abbiamo tanto discusso in queste ore, per esempio, del paradosso di soggetti che si sono candidati ad essere i nuovi comunicatori. Abbiamo visto questa spettrale immagine della Raggi nella sala della sua giunta. Sembrava una seduta tra lo spiritico e una cosa alla Woody Allen, modello dittatore libero stato di Bananas, cioè una cosa che rasenta i limiti dell'incredibile, ma che però dà la dimensione di quanto sia stato anche falsificante il disegno per cui dal web nasceva la nuova società. E ma anche la spregiudicatezza di queste persone, che comunque non avendo nulla in mano, cioè hanno giocato l'azzardo sapendo che in una certa stagione, con la popolazione cosiddetta incazzata, anche Topo Gigio, candidato con i 5 Stelle, avrebbe vinto. E quindi però loro non si sono preparati per nulla a governare una città come Roma, e probabilmente, io ho il terrore, possano, diciamo, poter prendere con le stesse dinamiche il potere nel paese, l'intero paese, sarebbe una cosa gravissima in questo senso. E gli italiani comunque, pur sapendo, gli vanno dietro. Mo è vero che insomma anche autorevoli giornalisti, per esempio c'è La Sette che pompa moltissimo i 5 Stelle da tempo, mo anche sotto profilo critico, però fa degli spottoni non indifferenti, però la TV di Cairo, diciamo, è portatrice di questo, cioè non c'è un'inconsapevolezza del rischio che si corre in questo, diciamo, alimentando questa situazione. Non so quanto la TV di Cairo sia inconsapevole. La TV Cairo è chiaramente un prestanome, lo è per è un operativo che riesce a salvare delle situazioni anche difficili, ma sicuramente non ha lo spessore del soggetto dell'informazione. Diventa il capo del Corriere della Sera, già questo dovrebbe far pensare. Siamo passati dai sindacati di controllo delle famiglie italiane che stavano dentro a Mediobanca, che stavano nei salotti buoni, a Cairo. Evidente che Cairo è un terminale di altre situazioni, ma il discorso
che merita maggiore approfondimento. Come e perché alla fine si deve far ricorso a tutto l'armamentario amministrativo che è stato della destra romana e appunto... Quindi ti volevo interrompere un attimo perché volevo sollecitarti questa cosa. C'è un dubbio, ma se la Raggi ci fa o ci è in questo senso, visto che comunque si parla anche in queste ore della possibilità, diciamo, di questi infiltrati di un certo ambiente romano della destra nel Movimento 5 Stelle utilizzando Virginia Raggi. Ora, tutti i meccanismi che si sono creati in questi sei mesi, in questi sette mesi, lasciano pensare, cioè c'è il dubbio che forse c'è una un disegno consapevole anche di Virginia Raggi da questo punto di vista, non è soltanto la Alice nel Paese delle Meraviglie. Io faccio un po' fatica ad attribuire una costruzione così strutturale alla Raggi. Pare che la Raggi sia sufficientemente debole per essere oggetto di attenzione di chi vuole fare infiltrazioni. Mi pare che il discorso possa essere ribaltato. Lì c'è la Raggi che viene scelta da 5 Stelle con la sua inadeguatezza, appunto, e abbiamo dall'altra parte vecchi poliponi della politica che negli ultimi anni hanno potuto respirare, perché non dimentichiamo, Roma è da anni stata occupata da una certa destra, però sempre marginale. Poi grazie a Berlusconi sono stati messi in circolo e sono diventati attori della nostra realtà politica, e quindi ha generato un segmento di presenza amministrativa alla regione, al comune, ai comuni del Lazio, dentro al quale naturalmente si sono formati questi tipi di caratteri. Il perché un movimento come 5 Stelle, con i suoi pseudo meccanismi rivoluzionari, non abbia scelto altro che questo, perché poi c'è poco da aggiungere, qui ritorniamo all'introduzione. La Raggi ha fatto una conferenza stampa a dir poco inquietante. Come si fa ad affermare che Marra è uno dei 23.000 romani? È stata fatta nel bene o nel male, forse anche sollecitata dai suoi avversari interni, la Lombardi, una polemica contro Marra, e Marra è stato super difeso da lei. C'è una copertura politica di cui bisogna che ci si assuma la responsabilità, e in questa chiave affermare che si tratta di uno dei 23.000 è quantomeno ridicolo, e conferma come siamo messi male, perché non si intravedono vie d'uscita. Abbiamo occupato il sistema informativo con dei caratteri che possono essere poi scorti. Sì, tu dici la 7, ma io dico anche Sky, dico anche Mediaset, dico anche Rai. Il meccanismo è comune, questo è il quadro che si forma, un quadro nel quale il lavoro politico progettuale, io ti voglio fare un esempio, non perché voglia riportare tutto Cicero Prodomo suo, ma quando fu lanciata la campagna per l'amnistia da Pannella disse: ci sono 5 milioni di procedimenti, per far funzionare la giustizia bisogna ridurlo a 2 milioni i provvedimenti. Il primo atto che Pannella posse in essere, partendo da una cultura di governo che nel bene e nel male la vicenda radicale aveva accompagnata, era quello di stabilire, chiedendo all'Istat, chiedendo agli strumenti informativi del Ministero, che poi risposta non hanno dato, quali erano le conseguenze di una amnistia a 3, 4, 5, 7 anni, per vedere quali erano i procedimenti per poter ricondurre l'intero quadro del sistema giustizia a non più di 2 milioni di procedimenti. Non sono stati in grado di dare informativa, però cosa c'era lì? C'era un modo di leggere le situazioni. Si propone l'amnistia perché dobbiamo essere efficaci in termini temporali e anche in termini di efficacia della giustizia, dunque si lavora in quella direzione. Se io vado lì e voglio fare il cambiamento, dimenticando che la realtà romana è stata per 60 anni l'epicentro della partitocrazia, il cuore pulsante della macchina perversa e pervertita di un sistema che non aveva al centro le dinamiche drammatiche ma positive del quadro economico, sociale, culturale di una democrazia viva, di una democrazia liberale, ma era soltanto una democrazia fittizia, vuol dire che si reitera un modello che in qualche misura presenta aspetti decisamente inquietanti. E quindi l'aver affermato che uno dei 23.000 è la parte peggiore, nonostante tutto, ha affermato che ho sbagliato quando per sei mesi si è insistito, quando non c'è stata neanche la percezione di qual era la gravità del malessere della città di Roma, del suo ruolo che doveva essere estrinsecato nel contesto italiano e europeo, e dunque la responsabilità che bisognava assumere, presupponeva anche, se si vuole, gestualità forse semplici, perché improvvisamente si veniva investito di un ruolo molto grande, ma con una diversa dinamica. Invece la Raggi si è posizionata quasi a difesa di un
uno spaccato di interessi amministrativi, burocratici, che adesso emergono anche da un punto di vista imprenditoriale, perfettamente in linea con il continuismo romano, che è un continuismo devastante. Allora, in questa chiave qui si capisce il perché lo stesso Grillo sembra fortemente preoccupato, perché ha capito la natura profonda, che poi queste cose possono avere una conseguenza rispetto al voto, non lo so, perché è indubbio che esiste una base materiale della società delle conseguenze, la vera fotografia della mitica società civile, la quale è l'addensato di tutti i meccanismi perversi che ha prodotto una società assistita e partitocratica. E beh, questo tipo di situazione ci può far guardare in prospettiva con una qualche forma di preoccupazione in più, perché è evidente che abbiamo un quadro internazionale grave, abbiamo una situazione che non riesce a produrre. Quando Renzi è arrivato al governo, per fare un riferimento al quadro nazionale, ci è arrivato sulla pompa magna della rottamazione, del cambiamento, eccetera. Poi, in verità, tutti i suoi atti, al di là delle finzioni formali, sono stati tutti atti iscritti all'interno di certi equilibri. Basterebbe pensare che su questo snodo che abbiamo trattato all'inizio, rapporto politica-giustizia e magistratura, Renzi aveva pensato a Gratteri per farsi amico alla parte più estremista della magistratura, cioè già partecipava a quel gioco che non dovrebbe essere il gioco della democrazia, perché della sacralità dell'autonomia della magistratura abbiamo tutti bisogno, perché la magistratura è la garanzia degli equilibri di terzietà, non può entrare a fare il politicantismo. Così come quando diciamo che Sala sbaglia è perché indebolisce ulteriormente la politica, perché l'avviso di garanzia secondo il dettato liberale è un fatto dal quale sì, lui in campagna elettorale aveva detto, adesso fa il sindaco di Milano, è stato dai cittadini votato, deve andare lì a fare il suo mestiere. La verità è che se guardi nell'analisi in filigrana dei comportamenti generali individuali, scorgi che siamo nel cuore di un meccanismo nel quale i caratteri della democrazia politica sono completamente strani e prevalgono invece i caratteri fortemente strumentalizzati da un certo tipo di informazione e da certi equilibri di potere che non ci fanno guardare con serenità al futuro, e in particolare per chi abita e vive a Roma come noi ci fanno guardare con particolare preoccupazione il fatto che a distanza ormai di 6 mesi non abbiamo ancora intravisto una traiettoria credibile sul piano di uscita dalla crisi, che è molto più grave di quanto si possa immaginare, non soltanto per lo specifico della gravità in cui versa la città, ma per il ruolo che la città copre come capitale d'Italia e nel contesto europeo. E con questo chiudiamo questa settimana, appuntamento alla prossima.